Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzuoli, un video, diciamo, un recap, un video generale. Cosa ne penso di questo DLC, tra virgolette, di questa espansione? Una mia opinione, mi avete chiesto un po' tutti, Alex, che cosa ne pensi di questo DLC? A me non è piaciuto e robe varie. Allora ragazzi, proprio per dirvi la verità ed essere sincero, non mi ha fatto impazzire neanche a me, perché questo non è assolutamente un DLC. Infatti ragazzi, io nei video ho sempre scritto DLC giusto per le ricerche di YouTube per i miei video, perché comunque non è un DLC. Se andate sul sito Rockstar non parla di DLC assolutamente, quindi non c'è proprio scritto DLC, c'è praticamente un'espansione, una mini espansione per accontentare gli utenti, ma che io credo che... Io ragazzi credo che non abbia accontentato tanta gente, ecco, nemmeno a me. Il vero proprio DLC dovrebbe uscire a giugno. Questo qua ragazzi era giusto una roba del tipo: tenetevi le macchine, non rompetemi i coglioni. Cioè proprio sto parlando a nome di Rockstar Games, ecco, diciamo così. Perché comunque adesso non possiamo pubblicare niente, perché a giugno esce il DLC. Ma ragazzi, cosa ce ne facciamo di queste auto? Allora, sono tante ancora quelle che devono uscire i martedì prossimi, sono carine da modificare per le gare e tutto. Ma ragazzi, questo DLC, questa espansione ragazzi, non è nulla di che. Più che altro è giusto per avere delle nuove auto e cazzeggiare, punto. Il fatto ragazzi è che già GTA il mese prossimo sarà morto, perché comunque non è che se ci danno le macchine nuove da domani andremo a fare festa tutti insieme, a fare i festini con le auto. Ragazzi, non c'entra niente. Purtroppo la Rockstar non ha messo niente. Poteva mettere quel tanto desiderato DLC, quello dove possiamo modificare le auto sportive stile Benny, anche super, con delle missioni alla Fast and Furious. La funzione tanto attesa di far impennare le auto, ecco, visto che si vedeva in quel trailer fanmade. Ma non hanno fatto niente ragazzi, non hanno fatto niente. Io mi aspettavo sinceramente qualcosa di più di questo, eh. Questo non è un DLC, è un'espansione che la Rockstar ci ha messo giusto per accontentare qualcuno in questi mesi. Il fatto è ragazzi, per arrivare a giugno ci vuole ancora tempo. Quindi, come vi ho detto prima, già tra un mese qua ci sarà il mortorio. Anche se ogni martedì esce la macchina, ma non è nulla di che. Quella macchina si utilizza per le gare, punto. Dove sta il divertimento? Il fatto di tenerci a giocare non ci sta ragazzi. Quindi io penso che questa espansione non è nulla di che, nulla di così eccezionale. Non mi ha fatto impazzire. Più che altro ci sono delle macchine che mi sono piaciute, a parte la Taipan ragazzi, che mi ha deluso tantissimo come veicolo, perché comunque non è stato veloce. Sono rimasto contento della Entity, che comunque riesce a superare una X80 Proto. E Alex, mi fai il test contro la Paria, contro l'811? Ragazzi, ho già provato per conto mio senza registrare, e la Paria vince, l'811 vince. Contro l'811 la Entity diciamo che riesce a prenderla, ma poi non riesce a superarla, perché comunque la 811 si allontana. Con la Paria lasciamo stare proprio. Ragazzi, se no vi avrei portato gli altri test, ma non aveva praticamente senso. Avevo registrato anche un test delle nuove sportive contro magari la Massacro, la nuova sportiva, quella, la NASCAR. Ma ragazzi, la Massacro vince, quindi non era, diciamo, una cosa bella da farvi vedere, e non era neanche interessante. Vi dicevo, mi aspettavo qualcosina in più, anche più modifiche, un po' più di personalizzazione per le auto, ragazzi, ma non c'è stato. Ora non so se a giugno uscirà il DLC subacqueo, oppure uscirà un DLC con missioni su delle auto. Impossibile, perché comunque le auto le hanno messe adesso. Quindi mi aspetto qualcosa di abbastanza grosso, tipo il DLC subacqueo con delle missioni o con delle rapine nuove, oppure veramente con la porta aerea che si potrà comprare, perché comunque ci potrebbe anche stare, visto che manca questa cosa. Questo, ripeto, non è un DLC assolutamente. C'è tanta gente che lo chiama DLC, perché non è proprio un DLC, non esiste, ma è una piccola espansione, sono delle auto, punto. Non vuol dire che se hanno messo delle auto un DLC, assolutamente no. Il DLC ragazzi è un aggiornamento con grossi contenuti che cambiano anche il gioco, quello è un DLC. Io non penso che delle auto cambiano il gioco, quindi
non è nulla di che. Quindi ragazzi, promosso, bocciato, non mi è piaciuto tantissimo, perché comunque se vedete già c'è già il mortorio, non ha cambiato la vita a nessuno questo DLC ragazzi, quindi chiaramente sto parlando del videogioco. Comunque noi ci becchiamo al prossimo video, ditemi cosa ne pensate anche voi, se vi è piaciuto, se vi sono piaciute queste macchine, cosa ne pensate di questa espansione. A me non ha fatto impazzire. Alex, ti lamenti sempre. Ragazzi, mi avete chiesto voi di fare questo video. Non mi sto lamentando, ma vi ho detto il mio parere. Non ho detto fa schifo GTA, fa schifo il DLC. Ho detto che non mi è piaciuto. C'è differenza tra schifo e non mi è piaciuto. Quindi, noi ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un bel like. Settimana prossima riprenderò a fare a caccia di modder e anche GTA 4 con le live della sera, sia su GTA 4 che su GTA 5 PS3, chiaramente. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e entrate nel mio canale Telegram. Lì ragazzi avviso quando la Rockstar mette novità, quando ci sono novità sul canale, quando faccio live, quando faccio video. Entrateci tutti, link in descrizione. E quindi ci becchiamo al prossimo video. Bella.